Bene a tutti i lupacchiotti, chi vi parla è il vostro Lido Wolf e benvenuti in questo nuovissimo video. Come potete vedere ci troviamo su The Binding of Isaac Afterbirth, e penso dopo la nascita. E come potete vedere già mi dà meno 3 perché io già ho sotto fatto già 2 partite, però cavolo mi sta letteralmente facendo impazzire sto coso. Comunque, e come sempre prima di iniziare vi invito a iscrivervi al mio canale ad attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Io non posso nemmeno sbagliare, porca miseria, perché cavolo, maledetti vermi. Aia. Ai! Oh, vabbè, sì. Ne fanno dei cianchi. Maledetto. Comunque, come sempre, vi invito a iscrivervi al mio canale e ad attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Sti gran favolazzi, pezzi di merda. Ah. Poi dice per... Ah. Ok, ho ripreso un cuore. Oh no. Sì, vabbè, però come stavo dicendo, come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale, ad attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati, a passare su tutti i miei profili social che come in ogni video trovate in descrizione. Maledetto, ti nascondi, a condividere il video, a commentarlo, a iscrivervi e ad attivare la campanella delle notifiche e anche a passare sul canale dove troverete tanti nuovi video, perché di fatti oggi ne usciranno la bellezza di, se non erro, un bel po' di video. Ora non so quanti, però un bel po' ne usciranno. Ci manchi solo tu. Grazie, lei è troppo gentile. Ok, ho preso la chiave, vediamo. No, ho già buttato, sono un imbecille, sono un cesso. Ok, sentiamo una banda buona, vai, vai. Non mi devo far toccare. Olè, 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 olè. Io pensavo che mi sbloccasse. Ah, ecco perché ancora non mi sbloccava niente il figlio di un cane. Poi andiamo con 2 chiavi. Come si dice? 2 chiavi make one. No! Il gigapanzone, il gigapanzone! Tre chiavi! Sta andando troppo bene sta... sta prima partita. Troppo bene, e sicuramente ora me la sarò tirata come non mai. Maledizione. Allora, prima di andare al boss, io risalgo tantissimo, inizio anche a sbloccare un paio di cose. Prima di tutto sta porta qua. Ancora ho solo una moneta, quindi non ci faccio niente. Mentre sento su la merda, le merde, queste sono infami, perché ah,
Cos'è? Questo non l'ho capita. Il pay to play. Oh no, lei del fratello, no, dai, che sei infame però. Ma dai, che era infame, c'avevo solo uno sputo di vita, ma siete poi anche voi delle sottospecie di zoccolazze. Penso che non t'abbia visto, strunz! Su strunz! Mi fa il coso! Prendi da non ti veda, The Devil. Qua mi hanno dato un cuore intero. Ah, 0,90 mi ha calato di tanto il coso. Che miseria. Cioè di per sé. E di nuovo questa. Questa cacca. Tipo la chiave, faccio così e Q. No, il mio era Q, ma porco. Ah, esplode, fantastico. Cosa? Oh, guarda quando. Allora, la mia fortuna è che avendo quel tipo di coso, io forse riesco anche. Vediamo. No, oh, cavolo, mi poteva prendere un cuore, invece ho fatto l'idiota. Cavolo, non do un colpo d'ora. Ok, prendo anche questa bomba. Vado verso su. Ah, verso su qua c'era quella del virus. Però cavolo. No, non mi posso prendere. Cavolo, se non c'era l'altra cosa. Qua potevo acquistare, invece ho fatto l'idiota. Va bene, possiamo andare avanti. Speriamo che ancora mi danno. Ok, c'ho ancora la. Uno dei miei straordinari poteri. Chiappe mosche. Che volo è? Non ho capito che. Era un assorbente? Penso di sì. No, lo schifo. Aia. Lo schifo.
Lo schifus. Ragno maledetto. Ah, cavolo, ero riuscito a farmi una rana perfetta. Ma muori! Ma vuoi scoppiare? Cavolo, sono diventati immortali, sti tu! Oh! E miglia! E cavolo, per fatto fuori! No, bastardo! Pensavo di farcela. Lingotti d'oro? I Golden Touch! Forse ho capito! Quindi col Golden Touch io riesco, oltre a far diventare le fiamme oro, quindi ottengo anche delle monetine. Sti vermiciuelle ad esempio. Ok, questo so dove usarla. Che idiota. Ok, vai qui. Passa qui. Questo qui. Lo droppi qua. Prendi sta monetina nera che ti fa guadagnare tanto. E ti sblocchi questo qui. Ancora mi dà le monetine di prima? Io come un idiota. Devo capire un attimo il tasto per utilizzare le pillole, quella specie di pillola. Perché ancora non l'ho capito. Cioè così spara. Così coso. CTRL non è. E bello a tutti i lupacchiotti, chi vi parla è il vostro Leo The Wolf e benvenuti in questo nuovissimo video. Come potete vedere siamo qua su The Binding of Isaac Afterbirth. Se non mi sbaglio questo è il secondo o terzo capitolo della serie di Isaac. E cosa, per chi non conoscesse questo gioco, ma penso che lo conosciate un po' tutti. Questo gioco è simile a un... non proprio a un horror, diciamolo così. È più uno stile gioco stile Survivor, in cui per puttaglia la miseria, in cui però no, è una sorta di manco spara tutto, è una specie di coso isometrico, se possiamo dire così, in cui noi dobbiamo riuscire a sconfiggere, se non mi sbaglio, il diavolo senza, diciamo, mai morire. Ed è un'impresa alquanto, non dico difficile, ma quasi. Ma bastardi, ma bastardi. E ti pareva. Ok. No, i gigapanzoni qua, no, però. Siete delle pusci, ecco. Ecco cosa siete delle pusci. Maledetti.
Ho ancora una sola moneta, quindi non posso ancora niente fare. Allora, lassù c'è il boss. Per il momento però noi il boss non lo facciamo, perché vorrei almeno potenziarmi un... Porco di un porco. Vorrei almeno potenziarmi per arrivare a combattere contro il... il boss! Ah! Maledetto! Maledetto! Sì. Non aspettavo qualcosa di più. Non so perché mi era comparsa la notifica di cosa. Comunque, forse ora con l'aggiornamento che ho fatto. Ah! Ah! Devo recuperare tutto in un punto. No, cavolo. Ci riprovo. Ci devo riuscire. Quindi, eh? E la madonna. Questi non li ho mai affrontati, giuro. Mai. Mai. Ma ora che so, cavolo. Sti figli. Bastardi, sti bastardi. Ma sei un cane. Cavolo ho fatto. No! E no, dai! Il gigapanzoni, no! Falli fuori, falli fuori, riuscirà a farne fuori almeno uno. Vai, 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 vai! Maledetto! Dai! Andiamo! Ah, a posto. Io ero qua sotto, quindi adesso dovrei andare qui. Blocco mezzo cuore e andiamo. Là c'è il boss, quindi ancora non ci voglio ancora andare dal boss. Ma non perché non voglio, ma perché non sono ancora abbastanza potente. Se possiamo dire così. Ma morirci no, eh. Forse ho fatto un errore a caso. Oh! Oddio, cos'è? Cos'è quella roba? Però cavolo! Quasi one shot i miei nemici! Dico quasi one shot i miei nemici, quindi. Buscio di culo, un little buscio di culo per i cosi. Questo è uno che voglio di più, dai. Ah no, guarda qui, vanno lente però fanno danno. Vedo che possibilmente il nemico è stordito? Sì, sì, il nemico è stordito. Ah, porca... Vaffanculo. Ci riprovo un'ultima volta e poi vado.
cioè stacco che inizio anche a montare i video, perché poi allora me la vado a cercare però. Dai, su. Ok, area di boss per caso. Perché mi fai questo? Perché mi stacchi e mi fai questo? Infame pezzo di merda! Poi dici perché te ne vai a cercare, bastardo! Se un altro si va a mettere lì a posto. Devo già ricaricare la batteria. No, 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 no,
buono. Devo stare attentissimo. Porca miseria. Avrei potuto prendere qualcosa se avevo molte più monetine. Però cavolo, aspetta. Sì, ho sto tizio. Ce la lascia la porta. Niente. Sono un imbecille. Questo chi è? Non so se questo mi fa attivare le lacrime acide. E niente, Lupocchiotti, spero che questo primo video di The Binding of Isaac Afterbirth vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a lasciare un commento e mi piace. Come sempre vi invito anche a passare da tutti i miei social, che come in ogni video trovate in descrizione, a condividere il video, a commentarlo e a passare sul canale dove troverete tanti nuovi video. E niente, Lupocchiotti, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!